Sicuramente non brillante, c'è stato un buon Brescia di fronte che ha espresso il proprio gioco e ci ha messo in difficoltà. Noi non eravamo, forse è stata tra le peggiori partite, quindi dobbiamo ripartire dal poco fatto giusto e continuare sulla nostra strada che sicuramente non è quella sbagliata. Tutto il collettivo, quando non riusciamo a giocare, noi che esprimiamo un buon gioco, esprimiamo la nostra idea di calcio, facciamo. Quando non riusciamo a giocare si fa fatica, non è un problema del singolo giocatore, è un problema collettivo. Se problema si può chiamare, cioè è una partita che non è andata benissimo e bisogna ripartire dalle poche cose fatte. Credo che non sono passi indietro, noi abbiamo sempre espresso il nostro modo di giocare, ovunque siamo andati in tutte le partite all'inizio del campionato. Questa è stata una partita dove c'è stato un grande Brescia a mio parere e noi non siamo riusciti ad esprimere il nostro gioco solito, quindi siamo andati in difficoltà, non eravamo brillanti come al solito e quindi non siamo arrivati al risultato giusto, anche perché con un'azione eravamo andati sul pareggio e poi purtroppo è capitato quell'episodio che ci ha penalizzato, però bisogna ripartire da quelle cose giuste fatte, dalla nostra idea di calcio e continuare subito già sabato. Non c'è questa differenza nella nostra testa e nel nostro gioco perché l'abbiamo dimostrato. Ci sono i risultati che parlano e dobbiamo rispondere a questi risultati perché non è non così, cioè bisogna vincere fuori casa e fare punti. Noi ci riusciamo in casa, adesso fuori casa ci stiamo esprimendo poco. Credo la maggior parte delle volte per episodi questa partita è stata una sconfitta, a mio parere, meritata. Quindi bisogna ripartire dalle nostre idee del calcio, non credo. E non crediamo nell'idea di fuori e casa perché noi esprimiamo sempre il nostro gioco. Quando la squadra fa bene, io riesco ad esprimere il miglior modo di giocare come tutti, perché non dimentichiamoci che in panchina noi abbiamo una seconda squadra e grandi giocatori, quindi non devo dire la verità, ogni volta che finisce la partita sono contento se arriva il gol, ma soprattutto se arriva la vittoria perché siamo un grande gruppo, tanti uniti e quindi oggi siamo molto nervosi e arrabbiati, fortunatamente c'è una partita vicina, quindi già da domani si riparte. Credo ai tifosi bisogna dire poco e niente perché sono stupendi, perché erano anche qui stasera, non me l'aspettavano tantissimi, quindi ci devono solo stare vicini e noi faremo il miglior modo in campo e cercheremo di fare arrivare i risultati il prima possibile perché li meritano.